Buongiorno, buona giornata, un pace e bene. Buongiorno, brava gente. Oggi è una bellissima giornata. E stamattina vi porto in un posto particolare. E intanto immagino che molti di noi ieri sera abbiamo visto meraviglie. Abbiamo visto Caserta, ma soprattutto abbiamo visto Assisi. Penso che tutti abbiamo sussultato, ho visto i commenti, vi ho invitato a scrivere, anzi chi non l'avesse fatto mi invia un commento sul post precedente, sulla bellezza e la meraviglia che ispira questo luogo. E intanto vi porto, vedete, una strada inusuale, in un posto particolare. Commentando con voi, e poi capirete anche perché, commentando con voi il Vangelo di oggi, un Vangelo che è la prima apparizione, una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. Regnano due grandi sentimenti, la gioia, una volta riconosciuto, e la paura, il dubbio, il timore. Penso che questi siano due sentimenti molto importanti della nostra vita e che vanno accolti, rispettati, amati. Allora vedete dove vi porto? Il Bosco di San Francesco. Il Bosco di San Francesco, dite la verità, non ve l'aspettavate stamattina, Che è proprio accanto alla Basilica, la Selva. È un bosco straordinario. Una parte è tenuta dal FAI, un'altra parte è tenuta dalla nostra comunità francescana con gli ulivi. E questo posto è straordinario, è tenuto bene, grazie a Dio. E poi ci ricorda quel San Francesco, quel Francesco nella natura, quel Francesco che qui inizia a dire Laudato sì, mi Signore. Francesco che ha alberi, sole, il canto degli uccelli, gli animali che circondano e che camminano, l'uomo che si trova a riflettere, insomma, è tutta un'armonia. Sapete, una persona, dico anche il nome, il sindaco del mio paese, poi anche mio cugino, mi ha detto, confidandomi in questi giorni, dice: Enzo, sai che mi sembra a me? Mi sembra che affacciandomi alla finestra siamo ritornati come nell'Eden, dove si sente solo la natura e c'è l'uomo e basta. Un'immagine molto intensa, che, insomma, sicuramente a ognuno di noi ispira qualcosa questo momento. Ma andiamo al Vangelo di oggi, se no la facciamo lunga, poi mi dite. Inizio dalla fine di questo Vangelo, facendo con voi tre piccoli passaggi. Il primo passaggio, cominciarono da Gerusalemme. Cosa significa cominciarono da Gerusalemme? Io vorrei, intanto, cominciano dal luogo dove è morto e risorto, l'annuncio cristiano, la testimonianza della fede. È un po' l'epicentro della nostra vita spirituale, il luogo cioè dove a volte moriamo a noi stessi, risorgiamo con una nuova consapevolezza. Cominciare, allora da dove cominciare? Il titolo che poi ho dato questa mattina. Da dove cominciare? Quando mettete a posto la casa, quando dovete preparare un viaggio, quando dovete fare la spesa, come fate un fogliettino e dite da dove inizio, no? Che cosa mi serve? Ecco, da dove iniziamo? Iniziamo da noi stessi. Iniziamo da noi stessi. Comincia da lì, il nostro viaggio, la nostra testimonianza, il nostro riassettare la casa interiore. Comincia tutto, dall'epicentro del nostro cuore, dall'epicentro della nostra interiorità.
E questo è importantissimo, perché molte volte noi pensiamo che bisogna iniziare chissà da che cosa. No, partiamo da lì, dal nostro cuore, che ispiri, Dio, che ispiri Dio. E il secondo passaggio è bellissimo, I discepoli riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E qui vi devo fare una confidenza, è il motivo per cui stamattina vi ho portato in questo bosco. Riconoscere, nello spezzare il pane, ieri mi hanno detto che lo spezzare il pane è il dono, lo spezzare la propria vita, far donare la propria vita. E allora farci riconoscere come? Ecco, nel dono della nostra vita. Da un segno, il segno principale è il dono della nostra vita. La nostra vita è chiamata a farsi riconoscere cristiana. È bellissimo questo. Sapete come facevano i primi cristiani che erano perseguitati perché testimoniavano Gesù? Per evitare che fosse messa in pericolo la loro famiglia? Allora, ed ecco il motivo, vi ho portato qui. Perché? Vediamo se ci riesco, Eccoci qua, le parrocchie, perché? Prendevano, voi sapete, le strade romane erano tutte polverate, sabbiose praticamente. Allora, prendevano un legno oppure facevano direttamente col dito, Vediamo se ci riesco. E facevano il segno, no, qui non ci riesco, vediamo un po'. Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui. Vediamo. E facevano questo segno. Facevano due archetti. Vediamo. Vediamo se ci riesco. Vedete questo segno, no? Uno e due. Vediamo se, eccolo qua, eccolo qua. Facevano un arco sopra, poi il secondo archetto sotto e veniva fuori un pesce. Pesce, eccolo qua, vedete? Ci sono riuscito. Il primo faceva l'arco di sopra, l'altro, se era cristiano, faceva quello di sotto e completava l'immagine del pesce. Voi provate ad immaginarvi, ad entrare in questo contesto delle prime comunità cristiane, perseguitati. Immaginiamoli, facevano quest'arco superiore e poi l'arco inferiore che si incrociava nelle due estremità e veniva fuori l'immagine del pesce. Che cosa significa l'immagine del pesce? In greco, pesce, si dice ictus e le iniziali, è una specie di, adesso dico una parolaccia, di acronimo, le iniziali che cosa dicono? Dicono una cosa stupenda, dicono una cosa stupenda. Dicono Gesù, figlio, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Bellissimo, bellissimo. Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Jesus Christos, Zeu, figlio, di Dio, Salvatore. Eccolo qua, vediamo se l'ho scritto qui, eccolo qua, vedete? No, l'ho scritto male, è una traslitterata in italiano. E questo credo sia importante. E allora nella nostra fede in Cristo noi ci riconosciamo, figli di un Dio che è Salvatore, che ci salva, e quindi cristiani. Ci sono in questo acronimo davvero direi gli appellativi più belli, i nomi più belli, di Gesù. L'altro aspetto poi, continuando la nostra riflessione, quindi abbiamo detto, cominciamo da noi, ci riconosciamo,
ci facciamo riconoscere, ci riconosciamo e ci facciamo riconoscere come cristiani attraverso il dono, ecco, della nostra vita, e la parola che questa nostra vita pronuncia è la prima del risorto. È quella che spazza via il timore, spazza via la paura e fa emergere la gioia, e cioè pace a voi. Ecco, con queste tre indicazioni, commentato con voi, con questa esperienza qui nel bosco di San Francesco, il Vangelo di oggi. E lo facciamo tenendo presente che ognuno di noi è chiamato a ispirare Dio, a far sì che si riconosca nella nostra vita Dio. Diceva il famosissimo cardinale che molti oggi non leggono il Vangelo, però leggono le pagine della nostra vita, ed è verissimo. E San Francesco d'Assisi, e concludo, guardate che bella l'immagine della basilica da questa parte del bosco. E San Francesco d'Assisi fa proprio questo primo annuncio del risorto. Il famoso pace e bene deriva da questa esperienza. Poi un giorno condivideremo insieme il percorso che ha portato i figli di San Francesco al saluto di pace e bene. Buona giornata, cari amici. Ricordiamoci vicendevolmente nella preghiera. Poi molti mi state chiedendo la rivista San Francesco, ve la spediamo. Mandate un'email, se possibile, per chi la desidera, su redazione. chiocciolasanfrancesco.org. Mandatelo lì il vostro indirizzo, che per me è più facile in quanto c'è la redazione che poi fa questo lavoro per prendere gli indirizzi e spedirvi questo strumento che spero e mi auguro possa farci leggere la vita con gli occhi di Francesco. Buona giornata, cari amici.